Beh, è paradossale perché mi presento con un disco nuovo che si intitola Io Sono, che è il titolo della canzone che è il singolo che porta questo disco, ma è che è scritta da Francesco Bianconi e da Caballà. Però la mia voglia di scrivere è tornata prepotentemente, ci sono due inediti che ho scritto io insieme a Murru. Sto guardando verso il nuovo disco che ho voglia di cominciare a scrivere subito. Sono l'anima che tu non chiedi, l'isola che tu non vedi, e te lo dimostrerò. Ma intanto ho la stessa maglietta del video, perché però c'è una storia lì da raccontare. In realtà io ero senza valigia e non mi andavano bene tutti i vestiti che aveva preparato la produzione del video, perciò avevo questa maglietta da giorni e me la sono messa e quindi, però è una maglietta a cui sono affezionata, però è proprio la comodità di portarla. È un video che voleva assolutamente andare al mare. Infatti c'è tutto un girato che poi abbiamo tolto insieme al regista Mauro Russo, bravissimo salentino, perché il mare vinceva sulla storia, anche sulla storia in sé, perché stavamo raccontando una storia all'interno di una casa fatta di specchi, fatta di riflessi, la ricerca dell'identità, no? La ricerca dell'io. Allora, stasera arriverò sul palco del 1° maggio, intanto gasatissima perché non vedo l'ora di suonare. È la prima volta che suoniamo dal vivo con la band le canzoni del nuovo disco, soprattutto il singolo, ma comunque porto due brani del passato riadattati come è questo disco in chiave acustico-elettronica. E per me questo 1° maggio è una ripartenza, 1° maggio a Roma. È la ripartenza dei contenuti, finalmente si ritorna con temi importanti come quello di oggi, quello della solidarietà. E quindi, insomma, voglio dar fiducia a questo concertone che riparte dal 2015. Un saluto ai lettori di Metro. Paola Turci, vi bacio a tutti, ciao!